I vigilanti sono entrati in servizio nel primo giorno di scuola sulle tratte di Arezzo Stia e Arezzo Sinalunga. 4.000 gli utenti, per la stragrande maggioranza studenti, che ogni giorno affollano questi convogli. Un bilancio positivo, attenzione, insomma, vediamo che c'è un riscontro positivo anche da parte dell'utenza e di chi lavora sul treno. Era un modo per stare attenti, cioè in qualche modo è un'offerta per dare una percezione di sicurezza sostanziale a chi viaggia e a chi ci lavora, ma anche alle famiglie, in qualche modo ci sono tanti ragazzi, pertanto sapere che comunque c'è un occhio in più, c'è un'attenzione che appunto LFI ha voluto, grazie a TFT, offrire in questo senso. Quindi è una attenzione vera per rispondere a un'esigenza che per noi era assolutamente necessaria, quindi è un servizio. Un servizio reso possibile dall'accordo siglato con i vigili giurati di Arezzo, che lavoreranno su turni per tutta la durata dell'anno scolastico, coprendo 14 ore in ogni giornata. Faremo un servizio giornaliero capillare su tutti i treni, su tutti i servizi, proprio per evitare e prevenire qualsiasi situazione di disagio e pericolo che possa essere in treno. È un'operazione che avevamo già intrapreso qualche tempo fa, poi con il Covid chiaramente abbiamo cessato questa tipologia di attività, ma abbiamo ripreso la controlleria a terra proprio anche qui per scongiurare qualsiasi episodio, diciamo così, violento o comunque poco simpatico, e a bordo treno con una vigilanza che farà prevenzione, vigilanza non armata chiaramente, proprio per evitare anche qui colluttazione e quant'altro, ma ecco, la situazione è tranquilla in treno e vogliamo chiaramente che continui a essere così, proprio per i nostri utenti e per i nostri lavoratori, che devono essere messi nelle condizioni migliori per poter operare. Ci tengo a precisare che il servizio è fatto anche per i treni, soprattutto per i treni di fine corsa, cioè quelli della sera, dove magari c'è un'utenza anche minore, ma un'utenza più, diciamo così, particolare, e magari la sera, nelle ore notturne, è utile, soprattutto in quei momenti, avere una vigilanza maggiore.